Allora. Bentornati in studio e in compagnia di Stefano Dorazio, Ercole Pompa, Davide Cerigliano, Tiziano Oh, Lauducci. eccoci qua. Rimaniamo un attimo sul girone A, abbiamo ascoltato Piernera Gianluigi, il DS del Montorio e andiamo sul prossimo turno. Sono rimaste Certamente due sì. giornate, vediamo cosa succederà nella dodicesima giornata di ritorno. A Miternina ha scolpito Fucense Trasacco. Ma vabbè, un 2. Sì, la Fucenza, insomma, dietro la vittoria di domenica ha ripreso un po' a giocare bene, a fare anche Retrocessa la risultati di Mitermin. spessore, quindi ci sta il 2. Angizia Luco, Piano della Lente. 1. Atria Paganica. 1. Montorio, Guardia Vomano. Qua è un big match di giornata, direi, perché poi il Guardia Vomano, sì, nella Valle del Vomano, insomma, c'è un po' di rivalità sportiva ovviamente, però il Montorio deve vincere assolutamente. 1x, l'unica X che mi Va dai, eh? bene, Grazie, l'unica sei doppia, l'unica gentile. doppia. Dorazio, sei d'accordo con 1x? Beh, io darei più l'uno al Montorio, che comunque Guardia Ci Vomano sta, ci ha sta. fatto già un bel campionato, non è che può ambire più di tanto. La classifica mi ricordo così, penso che non so se 39 sta. punti in Beh, classifica. troppo, la matematica non ancora ricondanna a non fare i playoff, però Fai un siamo. pronostico velocissimo anche per il presidente e per il direttore Non mi sono Montorio permessa Guardia Vomano. perché naturalmente stando Io sono tantissimo nel d'accordo. girone C non Sì, so se sì. riescono a seguire anche il Ma sì, girone ma A, per ecco forza, perché io non sono ho chiesto. d'accordo con lui. Siamo tutti d'accordo con il direttore. Sì. Non lo vivono di prima persona, ma lo sanno, su, non è questo. Oh, poi Cucetta, abbiamo. Virtus Barisciano. E qua io premio il magic moment del Pucetta, sta andando veramente a briglie sciolte, gioca bene, fa risultato, quindi 1. San Gregorio Pizzoli. Varano, 1. San Benedetto Venere. 2. Perfetto, Tiziano, grazie mille. Ci Piacere tutto spostiamo mio. dal Hai visto come girone sono stato A. veloce? Speriamo, insomma, che ne prenderai almeno 6 su 7. Speriamo. Andiamo nel girone B. Risultati. Qua ne hai presi 4, sai? La Retum Insomma, Rosetana è terminata 2-1, avevi messo 1. Morodoro Mosciano 0-0. Penne Alba Adriatica 4-0. Pianella Mutignano 3-3. Anche qui hai preso l'X. l'X, hai visto? Santomero Fontanelle 1-2. Turris Favale 2-2. Questo secondo me, Villamattoni Cugnoli 5-1. lo sapevo. Cugnoli. Oh, allora, mo analizziamo, diciamo, le partite che ho visto, ok? Allora, l'Auretum Rosetana è finita 2-1, una partita che praticamente quando sono rimasti in parità numerica in mezzo al campo, la partita diciamo che era scorrevole, quasi in parità giusta, con l'espulsione del suo uomo migliore, penso, l'unico che potesse impensierire l'attenta retroguardia dell'Auretum. Un certo centravanti, mi sfugge il nome, va bene, è stato espulso per doppio giallo e dopo questa espulsione, ragazzi, il Lauretum ha cominciato a macinare il gioco, ha guadagnato metri, è stato un predominio assoluto, quantomeno un monologo tutto dell'Auretum, per cui i gol potevano essere più di due per un incontro, una partita meritatamente vinta, ecco. Andiamo Per un la attimo Rosetana sulla è bue o classifica. pesto, Volevo sì. chiederti appunto una cosa perché la Sì. stavo guardando in questo momento. Cioè, vabbè, Mosciano ha vinto il campionato, quota 62 punti, Penne 55 punti, andrà direttamente in finale. E guardando proprio queste due squadre, l'Auretum Rosetana, la Rosetana ha La bisogno tantissimo di Rosetana con punti. questa sconfitta Invece il benché. Lauretum, non so, la quota salvezza Guarda, quanto sarà? la zona salvezza per me è a 33 punti, perché con due partite tutto può succedere ancora e niente. È ancora tutto da vedere. Parlavamo un po' della Rosetana, si trova in una debacle totale di scoramento più che altro, perché dopo questa sconfitta, dopo l'uscita per espulsione ho visto da Silva, un giocatore importante, ha perso il bandolo della matassa e così la Rosetana ne ha approfittato
in modo egregio. Ascolta, Tiziano, cosa sta succedendo a Cugnoli invece? A Cugnoli non è successo niente di che. È successo che per la seconda partita consecutiva, dopo il rigore decisivo, benché sia stato sbagliato nei primissimi minuti, stesso cliché ieri è successo. Di Nardo ha sbagliato un altro rigore e purtroppo lì la squadra ha avuto un netto calo psicologico, una botta tra capo e collo che non si è ripresa e poi niente. Gli avversari hanno fatto il bello e il cattivo tempo e c'è stata questa sconfitta dalle dimensioni un po' pesanti, considerando che il Cugnoli è stato sempre nelle alte sfere della classifica. Però nel calcio tutto ci può stare, però adesso sono cavoli amari. Insomma, perché sì, domenica c'è bisogno il Cugnoli di punti per la salvezza, è costretto a vincere, Simona. Sì, almeno due punti. Durazzo, abbiamo spesso paragonato il Cugnoli al Rapino, perché entrambe insomma siete state una sorpresa di questo, certo, campionato di promozione. Villa Mattoni non è una squadretta, è una squadra importante, però 5 gol secondo me sono tanti per il Cugnoli, ecco. Sì, è stato sicuramente un calo di tensione, probabilmente nel momento in cui purtroppo loro hanno una classifica molto diversa dalla nostra, nel momento in cui non hanno potuto più ambire a una posizione playoff, visto il distacco che hanno creato le battistrade, Penne compresa, perché anche il Penne ha fatto un campionato eccezionale, solo perché c'era il Mociano, che era una squadra proprio di altra categoria già dall'inizio del campionato. Forse sì, hai perfettamente ragione questa osservazione che hai fatto. Io ho visto Cugnoli Lauretum e là il Cugnoli, cioè, è stata una squadra sotto tutti i punti di vista in pienissima forma, ha colpito tre pali di recente, penso che allora in virtù di quella squadra, dell'ottima prestazione contro il Lauretum, ho pensato che contro il Villa Mattoni quantomeno ci poteva scappare un punto, e invece c'è stata questa debacle impensabile. Tante squadre rischiate pure, anche in virtù del fatto delle due battistrada che dicevo prima. Sono tantissime le squadre invischiate. Io credo che ad occhio e croce, rifacendomi anche le classifiche passate degli anni scorsi, dei campionati a 14 che ci sono stati negli ultimi anni, io direi che con una vittoria anche il Cugnoli meritatamente può festeggiare la vittoria, perché lo merita ampiamente per il mister, che è una grandissima persona, e anche per la società, per tutto quello che hanno fatto durante l'anno. E poi l'altra partita importante è stata Pianella Mutignano. Un buon pareggio per ambedue le formazioni, insomma. Mutignano è una gran bella squadra, ha giocato un quarto d'ora, 20 minuti, sciorinando il meglio del suo repertorio, gioco a fondo, cioè una squadra che sta sempre sul pezzo, benché poi ha giocato anche in 10 per un'espulsione e ha sbagliato anche un calcio di rigore. Però diciamo che il pareggio tutto sommato può essere di ben accetto, sia da parte del Pianello, che gli manca un punto, e da parte del Mutignano, che comunque ha fatto il suo grandissimo campionato, come del resto uguale agli altri anni. Tiziano, io vorrei andare a questo punto direttamente al prossimo turno, perché in questo girone il Mosciano ha vinto il campionato, il Penne in finale, quindi c'è tutto da fare nella zona bassa. E andiamo direttamente nella prossima giornata. Tu che ne poi pensi? Ci stava Penne Alba Adriatica, ma un 4-0 che ci sta tutto, insindacabile. Ancora complimenti al Penne per la stagione di Biancorosso che ha fatto. Attualmente si giocheranno il tutto in questo triangolare. E ripeto, il Penne ha tutte le chance per salire, e se lo merita anche. Sì, andiamo avanti. Alba Adriatica Lauretum. Guarda, l'Alba si trova in un momento molto delicato, il Lauretum non ci può permettere 31 punti, possiamo dire che salva. Di sbagliare. No, però manca uno o due punti. Una partita veramente molto molto difficile, perché si giocano un po' tutte e due le squadre. Per cui, anche se Lauretum ho visto veramente bene, ci potrebbe scappare anche un risultato a sorpresa, che potrebbe essere il 2. Mi aspettavo X, non so se Cerigliano lo sa, ma ogni volta che fa le previsioni, quando c'è un preambolo lungo X.
ha mai dato un risultato a vostro favore nelle classifiche, nelle schedine? Sì, no, no. È dato? Sì, sì, ti ho detto che è una società seria, una società nelle schedine. No, gliel'ho messo qualche volta la vittoria. Come no, come no. Ho avuto sorride fiducia, presidente. Ho avuto fiducia. Va bene. Come Puccetta, Puccetta, chiedo scusa. Te l'ho sempre, vedi, l'ho sempre citato. Sì, sì, che sì, prima è vero, poi è vero. Poteva guadagnare posti migliori. Cugnoli Morrodoro. Il fattore campo è importante. Se il Cugnolo, se il Cugnolo ripete la partita che ho visto contro il Lauretum, vincerà, quindi metto uno. Fa male Pianella. X. Mosciano Turris. Aia. La classifica dice 1, la Turris, morte tua, punti. Vita mia, è uno, sì. È uno? Sì. Mutignano Santomero. 1. Penne Fontanelle. 1. Rosetana Villa Mattoni. X. Va bene Tiziano, vediamo. Io vorrei aprire la parentesi Girone C, visto che abbiamo tre ospiti. Tre nobili persone del girone C. Iniziamo proprio con il servizio di Mario Lauducci che salutiamo. Andiamoci a vedere questo Villa 2015 in via Nico Lanciano che è terminata 0-4. Antistadio Valle Anzuga di Francavilla per Villa 2015 Miglianico Lanciano. Valenza notevole per i rossoneri legati a due risultati esterni per festeggiare anzitempo il ritorno in eccellenza. Dunque si chatta per appurare cosa accade lontano da Francavilla. Vedremo alla fine. Nel frattempo ritorniamo a noi, fischia Davide Di Marco dell'Aquila, passeggia sin dall'inizio il Lanciano, infatti subito in vantaggio già all'ottavo minuto con Di Benedetto. 0-1. 13, Pierrenton, Primavera, è il portiere che tutti conosciamo. Andiamo adesso al 20, Giacomo Cellucci sprigiona un tiro di rara bellezza, facente parte del suo repertorio. Per lui, slow motion. 0-2. 25 è sempre comunque Lanciano di nome e di fatto. Non poteva essere altrimenti. Attenzione, c'è una punizione per il rosso e il nero. Calciata da Farindolini. Primavera, guarda un po', ci prende gusto. 41, eccolo il Villa 2015. Impennata di orgoglio, stoccata di Orellana fuori. 43, il Villa tenacemente, nonostante che sia sotto di due gol, ci prova ancora con Pompei. Guagliano è attento, ma al 45 Cellucci di testa mette in rete lo 0-3. Ci vanno gli spogliatoi, siamo in ripresa, calcio d'inizio. Il Lanciano segna ancora, precisamente al decimo minuto. Rete griffata da Pierrenton, 0-4. Altre occasioni importanti, ne sono due praticamente. La prima al 29esimo, Cellucci manda alta da posizione ottimale. L'ultima invece al 40esimo, sempre con Cellucci. In questo caso si fa anticipare dall'ottimo Primavera. La partita è terminata, tutti i calciatori, allenatori e dirigenti aspettano con ansia sul campo che finiscano le altre due gare. È finita. Il Lanciano approda nel campionato regionale di eccellenza.
una giornata sicuramente indelebile per il trainer Roberto Contini. Ma la signorina chi è? La figlia. Nome? Tiffany. Sei contento di tuo padre, sì, delle sue gesta calcistiche? Sì, io sono la prima fan, quindi. Ma guarda che meraviglia. Roberto, Lanciano torna in eccellenza. Sì, siamo contentissimi. E forse non ci aspettavamo oggi, perché dovevano succedere tante cose tutte insieme. Sono successe, molto probabilmente perché ce le siamo meritate per tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Adesso ci pensiamo a godere questa vittoria, questa giornata fantastica. È andato tutto liscio, no? Auspicabile cosa potesse accadere all'esterno del Vallanzuga, e guarda caso è accaduto questo. Sì, sì, hai detto bene, dovevano succedere la nostra vittoria, la sconfitta del Francavilla, la non vittoria del San Salvo, è successo tutto questo. Noi ce lo godiamo insieme ai tifosi, insieme alla città. E niente, adesso ci poi Roberto magari avremo modo di parlare del suo futuro, adesso no, è l'ora della festa. Hai detto bene, adesso è l'ora della festa, per il futuro c'è tempo e modo per parlarne. Adesso ti ripeto, ci godiamo questa festa. Era tanta la voglia di raggiungere questo obiettivo. Ti ripeto, l'abbiamo raggiunto, a mio avviso, meritatamente per le troppe cose che sono successe. Questo sì. Per le troppe cose che sono successe durante l'anno. I ragazzi sono stati fantastici, perché nonostante le tantissime difficoltà che abbiamo avuto non hanno... Guarda, chiedo scusa, a dispetto di molte disavventure lei è riuscito a vincere il campionato, punto. Sì, l'obiettivo del Lanciano era quello di vincere il campionato e tornare per adesso in eccellenza. Poi ci sarà modo per pianificare il futuro e vedere il da farsi. Le posso chiedere una cosa, confidenzialmente parlando? Un bacetto affettuoso, il papà se lo merita. Suppongo che lei sia il capitano, sì, mi dica di sì. Ci siamo, sì. Mi dice il nome e cognome del signore, il direttore? Filippo. Insomma, il factotum quest'anno è stato, ha sofferto, però adesso merita la sua gioia, certo, giusto? La meritiamo tutti, è stata un'annata un po' particolare. Finalmente l'obiettivo è arrivato, adesso ci godiamo questo bel momento insieme a tutti i lancianesi che meritavano questo successo, insomma. Infatti, come ho detto a Contini, direttore, a dispetto di molte disavventure, siete stati premiati da questa sofferta vittoria, di questa vincita del campionato. Beh, diciamo che più è stata la sofferenza più è bella, è direttamente proporzionata alla vittoria, all'importanza della vittoria. Diciamo che l'abbiamo superata, ci siamo uniti, squadra, di staff, i nuovi dirigenti, abbiamo fatto un unico gruppo. Però devo dire... Scusi, tanta coesità. Sì, c'è stato una voglia da parte di tutte quante per dare a Lanciano sta cosa. È stata dura, però allo stesso tempo bisogna ringraziare questi ragazzi che fondamentalmente non è stata mai una settimana. Non glielo chiedo. Però devo dire, noi abbiamo uno staff sia tecnico e io, il direttore De Ottavio, il team manager, siamo stati sempre tutti i giorni sul pezzo e cercando, ci abbiamo creduto e cercando di fare le cose migliori. Abbiamo regalato a questa città che merita. Un messaggio forte, attenzione, avete dato soprattutto a Lanciano. Beh sì, è una cosa che è una prerogativa che noi all'inizio volevamo, l'abbiamo cercata dal 4 agosto. E voglio ringraziare quei tifosi che dal 4 agosto ci hanno incitato, ci hanno accompagnati. Li ho intervistati. In questo avventura, chiamiamola. Avventura all'inizio sì, invece adesso è stato un percorso bello che... Di grande soddisfazione. No, veramente... Con tutte queste difficoltà che ho detto. Come si chiama il ragazzo qui? Beh, lui ha 2 o 3 nomi. Lo dica lei. Di Lollo, Lucio, Boris. Ne scelga uno. Lucio, perché lo chiamo così. Come è stato Lucio quest'anno? Il suo rendimento. Diciamo tanto adesso non ci ascolta e non ci vede. Veramente, se quest'anno rimane deve fare il doppio delle partite che ha fatto quest'anno. Perché lui... Come mai? È perché si è sposato da poco, quando uno si sposa, bellissimo, alla fine non rende mai per quello che... Ah, questo è una... per me dà solidità e dà coerenza, vero?
con una donna, una moglie accanto. Sì. No, siamo tutti contenti, dai. È stato, come diceva Elena, è stato un percorso partito con tante... Lucio, sei stato bravo, punto e basta, dai. Sono stati bravi tutti, sono stati bravi. Staff, ragazzi, abbiamo fatto, veramente ci siamo stretti nelle difficoltà, del passato non ne parliamo più, c'è questo nuovo ciclo, speriamo che vada tutto bene, insomma. Un'ultima cosa che volevo dire, che questa squadra che D'Ottavio l'ha fatta con tanto amore, insieme ai consigli miei, di Matteo Deosanio, e ci tengo a dire che Nicola in ogni sua decisione ha sempre interpellato noi. Questo è siamo stati coesi molto nel scegliere il gruppo e scegliere i giocatori. Soprattutto direi un rispetto reciproco. Sì, ma di amicizia, di fratellanza, e queste sono le basi per costruire la vittoria. Grazie mille ad Elenio e complimenti anche a mister Contini. Complimenti presidente, ancora l'abbiamo detto domenica, grazie. Se ne è parlato in questi giorni, l'abbiamo detto inizio puntata, adesso proprio partiamo. Allora, innanzitutto la partita l'abbiamo vista, quali sono state le emozioni? E appena terminata la partita, perché mi ricordo che io stavo controllando perché stavo in un campo i risultati, perché grazie a Ravino avete insomma vinto il campionato con due giornate di anticipo. Io pensavo che la festa ci fosse al Biondi, si giocherà al Biondi? Sì, sabato. E però e Coccia mi diceva no, secondo me vinceranno oggi, e io dicevo ma è impossibile perché troppi risultati si devono incastrare. Beh, e invece noi siamo stati proprio sempre con gli occhi per vedere i risultati, anzi io ho detto a tutti quanti di non dirmi nulla, non volevo essere spoilerato sotto questo punto di vista. Poi invece alla fine insomma la partita nostra era finita, siamo messi tutti lì in campo ad aspettare che finisse la loro, e ovviamente è stato un gran regalo, grazie. No, siete grazie. Regalati da soli, comunque avete quindi, meritato. Sì, beh, insomma, devo dire sì. Dire qualcosa. Allora, presidente, sì. La vittoria è stata fatta con tanti problemi, comunque lasciamo perdere ormai il passato, che per me è un lampo in uno specchietto retrovisore, per cui si guarda avanti con fiducia, la squadra comunque con tanti sacrifici, tante difficoltà, va bene, eccetera, eccetera, ha raggiunto quello che era il suo obiettivo primario, tornare in un campionato che per il momento più consono che l'eccellenza, insomma, ecco, un campionato importante dove sono sicuramente tantissime, per una città come Lanciano, tantissime città insieme a Lanciano. Adesso il dopo, da domani, dopodomani. Che no, già da oggi. Vabbè, diciamo da domani. Già da oggi, perché già da oggi, allora oggi ci siamo concentrati prima di tutto sull'organizzazione della partita di sabato, perché chiaramente deve essere una partita anche celebrativa, insomma in qualche modo la stiamo organizzando in modo fatto preciso, sicuramente avremo anche le curve, la curva nord, la curva sud ci daranno la possibilità di giocare, di aprire anche la curva per i tifosi, quindi stamattina ci sono stati vari scambi, telefonate eccetera eccetera, per far sì che sia tutto ovviamente a norma, nel rispetto delle regole, e poi abbiamo avuto un incontro societario per cominciare a cercare di vedere un po', di capire il futuro, cosa vogliamo fare, cosa sarà. Io poi sono tremendo in queste cose, cioè bisogna starci sempre sul pezzo, non possiamo aspettare. Ha notato in questi giorni? Allora, quello che ho notato Una disponibilità dell'imprenditoria, una disponibilità magari. Guarda, di persone. Cosa è cambiato dall'appello qualche mese fa? Quanto è passato? Praticamente è cambiato pochissimo. Ah. Nel senso che io ho ricevuto tantissime telefonate. Sto riscoprendo anche vecchi amici con i quali insomma riprendere un po' i rapporti, gente che comunque il calcio sa com'è, sa come funziona, perché ovviamente bisogna creare anche una struttura, un organigramma fatto di persone che sappiano fare il proprio lavoro, quindi a tutti i livelli, sia tecnico, sportivo eccetera. E a livello di imprenditori, per quindi il momento, a parte queste chiacchiere, sì.
stringendo, c'è un aiuto, c'è una prospettiva da lanciare? Al momento non abbiamo ancora, cioè ci stiamo muovendo per conto nostro, però che ci sia stato tutto questo approccio nei nostri confronti. Comunque, c'è entusiasmo, che poi è quella la l'entusiasmo cosa sì, sicuramente sì. Io ripeto, ho avuto testimonianza tutti i giorni, gente che telefona, ma anche i ragazzi, i tifosi, la presenza. Io mi aspettavo più persone a Francavilla. Per una città come Lanciano, insomma, c'erano più persone a Rapino, un po' questa cosa mi ha deluso, ma forse perché era fuori casa, forse sabato in casa ci sarà più gente. Io mi auguro che sabato lo stadio sia pieno, e certo è sabato, quindi... Ma perché c'è ancora diffidenza? Io penso che oramai diffidenza, che diffidenza ci vuole essere? Cioè, noi siamo stati chiari dall'inizio, cioè... Avevamo il morto in casa, l'abbiamo salvato e rianimato. L'abbiamo portato fino alla fine, abbiamo vinto il campionato. Noi più di così, sinceramente, non possiamo fare. Ci scrivono i nostri... Allora, telespettatori, innanzitutto c'è Carlo Luciani che si complimenta per la vittoria. E i telespettatori ci rivolgono due domande. La prima è se un ringraziamento va fatto anche a Palombaro. La seconda è se Palombaro è realmente uscito del tutto o possiede ancora delle quote. Allora, se parliamo di ringraziamenti, ce ne stanno tanti da ringraziare. Limitiamoci insomma a quelli un po' più... Certo, io a Valeriano gli sono stato vicino all'inizio, l'ho detto anche l'altra volta. Lo ringrazio perché senza la sua idea, diciamo, il titolo a Lanciano non sarebbe arrivato. Diciamo, l'ha portato lui il titolo. Il titolo l'ha portato lui. Tutto il resto questo è insindacabile. Questo è insindacabile, infatti dico, grazie a lui che ha avuto questa idea, questa abilità anche, questa capacità. Questo intuito, chiamiamolo come vogliamo. E qui mettiamo un punto, perché non ricominciamo con le storie, cioè no. Oramai sono cose passate, io non ne voglio, parliamo di futuro sì, il passato è passato, quello che è successo, non è che tanto possiamo tornare indietro e cambiare le cose. Il risultato l'abbiamo ottenuto, quindi è ok. Per quanto riguarda l'uscita di Palombaro, c'è un atto fatto dal notaio in cui lui ha ceduto le sue quote, quindi... Poi ci chiedono Mergiotti. Mergiotti, ci sono stati vari contatti, ma ultimamente non, io personalmente con lui non ho parlato. Perché, diciamo, dopo la vittoria del campionato non ci sono no, stati vabbè, contatti. Sono arrivati, rispondo io a questa domanda. Sì. Sta valutando con calma, con sagacia, aspettiamo. Però non ha detto di no. L'importante è che non sia troppo tardi. Vabbè, poi ci sono altre persone che stanno valutando. Cose personali. Ma magari, ho lanciato il sasso in piccionaia, come si suol dire. Cioè, non è che noi stiamo con gli occhi giù. No, per l'amor di Dio. Poi, quello che so io. Chi mi conosce... Il Presidente, può arrivare anche la telefonata fra mezz'ora. Sì, sì, ma dico... Che mi volesse incontrare. Chi mi conosce... Quello che so io, insomma... Tiziano, chi mi conosce sa che io sono molto pragmatico nelle cose. Le chiacchiere se le porta il tempo. Io sono abituato a fare i fatti. Sì, quindi sì. Io non è che sto qui a aspettare che qualcuno la mattina si alzi. Però rivolgiamo un altro appello come la certo, volta l'appello che... quello va fatto sicuro, cioè era intrinseco nel discorso, cioè sì. Io continuo a fare l'appello. Perché due sono le scelte, e questo l'ho detto anche l'altra volta. Se Lanciano sceglie di avere una squadra, una società di lancianesi, fatta da lancianesi, che è quello che vanno predicando, dice la squadra deve essere lanciata, la società è fatta da lancianesi. Bene, aspettiamo i lancianesi. Se i lancianesi non arrivano, e noi abbiamo già detto, quindi non è necessità non è di mettere partire. Le mani avanti, noi l'abbiamo già detto, io e Nicola Mausoleo, che ringrazio, perché senza di Nicola questo miracolo non potevamo farlo, senza anche il suo supporto e apporto,
Se i lancianesi non si presentano, Tizia, io mi guardo intorno, certo. Ma non aspetto, io già mi sto guardando intorno, che non posso rimanere col Cerino in mano. Presidente, questo è fuori di dubbio. Non è che possiamo aspettare assolutamente. Le calende greche, diciamo. Io nella mia testa ho già pianificato tutto, cioè non ci sono dubbi su questo. Chiaramente io sto qua, se i lancianesi vogliono. Noi siamo apertissimi. Io uso racconta sempre, io dico sempre una cosa: la mia porta è aperta per entrare e per uscire. Io l'ho sempre detto questo. Noi non facciamo prigionieri, come si è detto, che abbiamo imprigionato, non abbiamo imprigionato nessuno. Chi era stato con noi perché ha scelto di stare con noi, nonostante tutto, sapeva la situazione qual era. Quindi i ragazzi sono stati bravissimi, si sono fidati di noi, ci hanno dato il tempo. Hanno aspettato, hanno fatto il sacrificio, come tutta la struttura, i tecnici, tutti. Cioè, il risultato non è mio, di Nicola Mosoleo, il risultato è di tutti, della squadra. Un lavoro del team. Un lavoro di team. Ma vorrei chiedere se ci saranno delle riconferme per quanto riguarda il team, la squadra, però è prestissimo. Guarda, Simone, adesso questa è una domanda alla quale non ti posso rispondere, perché non è semplice, bisogna... Sì. Bisogna fare prima i quadri societari, cioè dobbiamo chiarire bene a livello societario dove possiamo arrivare, che cosa possiamo fare, e in base a questo decidiamo poi che taglio dare alla squadra, che livello. Scrive il presidente della Casolana, Mariano Melchiore: complimenti a Lanciano per la vittoria del titolo, altresì complimenti a Rapino per lo splendido campionato che sta disputando. Grazie, ci vediamo sabato. Andiamo sui risultati, Tiziano, sì. Guardiamoli insieme. Io vorrei partire da Altino Bacigalupo, perché come ne parlavamo all'inizio della trasmissione, è stata la partita più eclatante, la partita sorpresa, impensabile alla vigilia, un risultato che fa onore a questa società molto seria. Vorrei che il direttore ci raccontasse la partita e ci dicesse anche, secondo lei, cosa sta succedendo alla Bacigalupo rispetto ad inizio campionato. Come diceva il presidente prima, far quadrare una squadra non è facile, ci vogliono tante componenti, dallo staff, giocatori, società, anche lo stesso magazziniere deve tirare l'acqua verso lo stesso lato, quindi nello specifico cosa sta succedendo a Bacigalupo non lo so, però come li ha visti in campo? Ma loro hanno fatto la loro partita, il tecnico ormai è lì da 2 anni, quindi sono ben consolidati, però qualcosa non gira, poi quando i risultati non vengono quindi è un fattore più psicologico, secondo me è più psicologico, perché poi i nervi diventano più tesi, sai, le giocate non escono, ti innervosisci in campo, non è facile. Noi lo viviamo da agosto, questa non tranquillità, quindi ti posso assicurare che non è facile. Poi su Vasto, loro dopo il Lanciano, secondo me, erano una delle squadre più attrezzate che all'inizio, avendo fatto anche un ottimo campionato. Benissimo. Comunque hanno riconfermato, più puntellato la squadra l'anno scorso, quindi io pensavo in un campionato più di primordine. Poi il calcio, la palla è rotonda. Direttore, approfitto della sua presenza perché ogni volta che si parla, si guarda insomma il prossimo turno, quando si gioca ad Altino parliamo sempre del fattore campo. Sì. Ci sono novità rispetto a questa cosa? Sì, fortunatamente sì. Il comune è riuscito a intercettare un bando. I lavori sarebbero dovuti già iniziare, però per non migrare poi in impianti... fortuiti, insomma, per mantenere una linearità fino a fine anno si è deciso di finire la stagione ad Altino e poi inizieranno i lavori da subito, addirittura già da questa settimana, ma iniziano i lavori esterni, quindi il campionato lo finiamo lì. A proposito di campo, D'Orazio, qualche settimana fa parlavamo del campo del Rapino, quindi della possibilità di rispondere. È pronto anche al Rapino? Anche se ne abbiamo parlato. Teniamo il nostro campo, sicuramente curato al massimo delle potenzialità, è un campo in erba vera e come tutti i campi in erba vera dove ci si allena anche la prima squadra, solo la prima squadra, perché molte volte quindi mi chiedo scusa, vi mettete in ordine? Ma certamente,
certamente. Quello esistente, quello esistente senza il sintetico? No. Perché non ci sarebbero né i tempi né le distanze attuali, perché poi ti devi attenere a delle regolamentazioni nuove che non ti permettono più di mantenere magari un metro e mezzo tra la linea e la recinzione o la panchina, bensì aumenta a 2,5 metri e poi vengono fuori altre dinamiche. Sicuramente in futuro ci sarà qualche situazione in merito, ma molte volte poi, come ho detto anche a Simona, il tifoso, o perlomeno le persone del paese, le persone più vicine alla squadra, si infermano un po' sul fattore campo per un motivo ben preciso, che a me tocca moltissimo, perché posso dire che era uno dei miei migliori amici, che era Domenico Di Fazio, a cui era il nostro presidente, e 3 anni fa purtroppo è scomparso, e a lui è stato dedicato questo impianto, ed è per questo che forse ci teniamo ancora di più, anche se sappiamo che oggettivamente può crearci anche a noi stessi, ci crea anche a noi stessi delle difficoltà, perché come essendo, come ripeto, in erba vera, o comunque come era una volta, per esempio ancora quello di Altino, ancora per poco, in terra sicuramente ci sono dei rimbalzi diversi, sicuramente il clima influenza di più la partita, ma questo non significa che né l'Altino e né il Rapino abbiano beneficiato solo di questo, bensì penso che entrambe le squadre abbiano fatto il massimo dimostrando in campo quello che sono. Basti pensare che nel girone d'andata l'unica squadra che aveva fatto gli stessi punti nostri in trasferta era il Miglianico Lanciano, che poi se andiamo a stringere, se non ci fosse stata quella querella di inizio anno, saremmo a parlare di un campionato vinto a febbraio, presumo. Ecco, quindi senza, non perché il presidente è qui, è l'organico che ha allestito l'Ottavio, penso che con più tranquillità l'avrebbe fatto lo stesso cliché del Mociano. Guarda, io penso che quel periodo da Francavilla in casa, che poi sono dovuti spostare a Fossa Acesia, e la successiva partita incerta di Ortona abbia un po' segnato diciamo la fase negativa. Poi la partita determinante secondo me per loro è stata quella di San Vito, dove sono andati a vincere in casa di una squadra che comunque ha raccolto molto meno di quello che poteva raccogliere, perché sta in finale di Coppa Italia, non per il caso. Lì siamo tornati proprio a pieno, sia come, come organico, ma anche soprattutto con la testa, quindi i ragazzi chiaramente hanno giocato una partita diversa da quelle che tu hai citato prima. Quindi tornando al discorso campo, noi la cosa che ci preme di più è per questo, sappiamo che ci sono sicuramente dei mandi erbosi migliori, però io guardo anche intorno e senza nulla offendere alle squadre che citerò, sia da Testa Fonte dell'Olmo, oppure attualmente ho visto pure Francavilla e Valle Anzuca, non è che vivono purtroppo l'erba non è sintetica, l'erba vera, poi quando ricrescono le zolle si formano delle zone un po' più, insomma, è appena arrivata la domanda dove giocherete il prossimo anno, ma ha risposto anno. Questo è un problema dei campi, è un problema serio, perché anche noi avremo delle difficoltà. Su Facebook il Bucchianico ha già messo mano al suo impianto con un nuovo gioco che sarà in sintetico, quello andava a Lanciano, c'è il problema campo, ne abbiamo parlato. Questo è uno degli dei primi argomenti che toccherò insieme all'amministrazione, perché ovviamente c'è stato già un incontro con l'amministrazione. Ma guarda, non ci sentiamo regolarmente, perché è chiaro che deve esserci la collaborazione, però dobbiamo sederci un attimino intorno a un tavolo, tutte le componenti, e stabilire che cosa fare, perché altrimenti io come lo gestisco un campionato di eccellenza? Cioè dove mi alleno? Al Biondi? È importante e poi, che ci sia, come diceva il direttore, insomma, prima, tra, non tra puoi allenarti e giocare sullo stesso campo. Quindi altri campi non ci sono, c'è il Dimeco, ma la disponibilità è dall'1 alle 3 del giorno, è impossibile. E ci sarebbe questo Redicoppe che sta buttato lì, questo campo, vediamo un po' se riusciamo a ritirarlo su e a crearci lo spazio. Anche perché, ripeto, ci sono già dei movimenti di altre società lancianesi che si stanno muovendo per fare altri tipi di discorsi. Quindi anche quella cosa che io, quell'idea che mi ero prefisso all'inizio, l'unione, di cercare di collaborare, e proprio abbiamo avuto proprio abbiamo la certezza che non c'è colloquio, perché hanno fatto scelte diverse, ma tanto noi non è che ci preoccupa questo, però sai, a livello così sportivo, d'amore per la città, si pensava di poter cercare, insomma, di trovare una soluzione. Quale se potesse essere la soluzione migliore, ecco.
Ma era se non c'è, non c'è feeling, non migliore, diciamo, più logica, la soluzione più logica, non è migliore, più logica. Cioè, la soluzione migliore fra le parti, volevo dire. Sì, però la più logica, non è che si finisce il mondo, assolutamente. Andiamo sui risultati. Io volevo fare i complimenti all'Ortona, perché questa, se non sbaglio, Carlo Luciani che ci stai seguendo, correggimi, la settima vittoria consecutiva. Se non sbaglio. Ha annellato un filotto bello, salutare se vogliamo, per l'Ortona. Che era un derby per loro. Dopo una partenza un po' così, no? Fra alti e bassi, adesso ha ritrovato la sua dimensione, la sua squadra, l'ambiente, tutto fila liscio come l'olio, come si vuol dire, e ha vinto questa partita, anche se San Vito, ha sbagliato anche un calcio di rigore con Quintigliani, ecco. Sì. Però diciamo che anche poteva pure scappare il... Era una favorita all'inizio, pure l'Ortona, diciamo. Sì, come no. Però adesso, ecco, adesso si è ripresa in zona playoff. Direttore Cedigliano, qual è la squadra che l'ha impressionata di più, a parte il Lanciano? Attualmente è San Salvo. Abbiamo incontrato due domeniche fa e la squadra che ho visto più in forma di tutte, non ha lacune in nessun reparto, difesa, centrocampo, attacco, sono proprio quadrati. Secondo me è la squadra che al momento è più in grazia. E quello che dicono un po' tutti da qualche settimana, e prima parlavano della Bacica Lupo, adesso parlano del San Salvo. Ma si aspettava questo pareggio con il Lanciano 1920? Io sarà che non ho mai visto giocare il Lanciano 1920, quindi mi aspettavo una vittoria del San Salvo. Poi non so come è andata la partita, non so se Tiziano ha qualche informazione riguardo. Guarda, noi l'abbiamo incontrata prima, un mese fa, è una squadra di tanti giovani messi lì, però comunque non male, buona individualità, sicuramente il tecnico ha avuto tempo per lavorare, però io non condivido tanto il modo operandi che hanno avuto, però sicuramente non è una squadra imprevedibile, che quando ci sono tanti ragazzi non sai mai come possono giocare. Tiziano, pari tra San Giovanni Teatino e Atessa, 1-1. Ma qua sinceramente mi aspettavo qualcosa in più da parte del San Giovanni Teatino, che desse in queste ultime partite una sterzata energica più decisiva ai fini di raggiungere l'obiettivo stagionale. Un punto che sicuramente favorisce, fa bene più alla Tessa, meno al San Giovanni, che per il suo potenziale, per i suoi obiettivi, sicuramente mi aspettavo sinceramente la vittoria. Così non è stata, al termine di una partita anche non molto esaltante da ambedue le formazioni. Ecco. Casolana Castelfrentano è terminata 1-1, e un punto importante per la Casolana. Poi rispetto alla vittoria dell'Altino, Castelfrentano va a pari punti. Sai, diciamo, non so, tu dici che accontenta tutte no, e due, no, o no? No, no, perché poi in questi casi chi gioca in casa fra le mura amiche ne deve anche approfittare e cercare a tutti i costi la vittoria, perché chi si trova così nella parte destra, nei bassi fondi, nelle acque limacciose, qualsiasi esso sia l'aggettivo esatto, però deve cercare in tutti i modi la vittoria. Ecco, la Casolana doveva a tutti i costi cercare la vittoria, però in mezzo al campo si va in 22 e non in 11. Evidentemente il Castelfrentano è stato anche bravo a portarsi in saccoccia a casa questo punto d'oro, che fa sicuramente molta energia, mette, e poi mette speranze per una possibile salvezza. Andiamo sulla classifica, guardiamo proprio la parte bassa. Allora, c'è il Villa che è retrocesso, insomma,
da tempo. Sì. Adesso ci sono Castelfrentano ed Altino a quota 23 punti. Casolana 26, Atessa 28, Lanciano 1920 29. Quando no, mi fino posso a 20, fermare? 29, no, da 29 qui. In sotto, bene o male. Cioè c'è da preoccuparsi e stare attenti, ecco, cercare di fare le cose per bene in queste due partite che rimangono, 6 punti a disposizione, per cui c'è da giocarseli fino alla fine, lavorare tanto in questa settimana, ricompattarsi. Il San Vito può stare tranquillo secondo voi? Cosa? Il San Vito può stare tranquillo? San Vito, sì. Beh sì, dai, su. Sì, quindi sì, diciamo che sì. La cosa da decidere è chi retrocede direttamente tra Altino e Castelfrentano e chi gioca in casa o fuori i play-out. Io lo tolgo fuori San Vito perché per me è salvo, 35 punti. Sono concentrati sulla Coppa. Sì, da 29 me. In vero. Sotto devono giocare. Mi dispiace giocare. Vederli lì perché ci sono state tante sconfitte, insomma tanti punti persi perché potevano stare molto più su in classifica. Però. Beh sì, vabbè, poi ogni partita è una storia a sé, il calcio si sa tutto il contrario di tutto. Adesso cui... chiedo a voi, naturalmente al diretto interessato no, avete affrontato sia l'Altino sia il Castelfrentano, chi ce la farà tra queste due squadre? Secondo me quella è quella che subisce meno gol, perché l'Altino comunque anche se dall'inizio del campionato ha lottato laggiù, ha una, non so se l'avete visto, ha una delle migliori difese, qualsiasi campionato... Chi lo vince quasi sempre con la miglior difesa e anche tra quelle che stanno lì, se la possono, secondo me se la può giocare, perché comunque una squadra coriacea che è già un anno che fa adesso questo campionato, ma che in passato comunque ha fatto anche campionati più importanti, quando furono che c'erano. Sì, ma io la domanda che vorrei fare al direttore è questa, qual è stato l'input, qual è stata la vostra mission impossible, diciamo, nel rimanere sempre comunque compatti, coesi, società, squadra e ambiente? E la terza perché... miglior difesa, adesso stavo sì, controllando. Sì, ma perché qualsiasi squadra, che loro sono stati per tre quarti di campionato, là, eravate lì, eppure ci siete sempre stati, qual è stata questa... Io personalmente ho sempre frequentato il campo, gli allenamenti, ho parlato con i ragazzi, bisogna ragionare domenica dopo domenica, comunque l'allenatore mister Dalò è stato bravo anche nei momenti bui a mantenere sempre l'entusiasmo e poi devi puntellare, devi stare sempre sul pezzo, non devi mai mollare perché poi tutte le società, specialmente quando sono nei bassi fondi, sai, si fa difficoltà, sì, reperire qualche soldino, insomma, diventa tutto difficile. Però come dicevo prima, se tutti se tutti remiamo dallo stesso lato, ci vuole tranquillità, serenità, se si lavora bene, poi vedi i risultati vengono, sai, a dicembre quando ti fermi. Sì. E stai là sotto è difficile portare i ragazzi al campo, però piano piano non mollare mai, crederci sempre fino a quando la matematica non ti condanna. Tutto fa tesoro, ragion per cui con la nuova stagione ci sarà il campo nuovo, quindi avete anche la facilità, la disponibilità che molti giocatori verranno anche in virtù del bel campo. Ma cioè se qualcuno adesso non so da Pescara o da Chieti o da Guardia Grele, magari qualche giocatore che ha giocato vede, guarda, quel campo un po' restio nel venire, direttore guardi io per te verrei sicuro, però sai quel campo così colà, ho chiamato dei rimborsi che ci sono stati guarda direttore ti devo smentire, le riscontrate quelle che ti sto dicendo, ho chiamato, senza esagerazione, ho chiamato forse 50 giocatori da novembre, tutti la stessa dicembre. Risposta sì. L'esperienza mi insegna non c'era cifra un premio per questo direttore sportivo, perché penso che sia quello più difficile il direttore sportivo ad Altino con quel lui è campo molto bravo, che modo... i giocatori Giuseppe rispondono tutti non lo conosco, no da tanto, perché non voglio farmi male, sentito, lo conoscevo di nome, poi abbiamo avuto delle occasioni che ci siamo conosciuti di persona e gli ho fatto tutto l'analisi del Santi, diamo il premio noi, per questo è molto molto bravo, noi tre sa stare al posto suo, molto umile
e capisci di calcio, sì. I 3 aprile non avevamo neanche uno, non avevamo una società ricca, quindi non potevamo offrire dei rimborsi stratosferici, non avevamo un campo che creava, che piace ai ragazzi, e non avevamo una classifica, perché poi sai, i ragazzi ci tengono a non retrocedere, dice qua non si prendono i soldi se retrocediamo, eccetera, eccetera, quindi è stato difficile, però diciamo siamo stati bravi. Sì. Comunque sarà una lotta a tre, scusatemi, stavo rivedendo un po' la classifica, perché comunque due squadre a 23, la Casolana a 26, considerando poi che c'è anche lo scontro vostro contro la classifica Cassa e Frentano. Sì, come l'ultima giornata. Guardiamo le due partite insieme in una schermata, guardiamole così ci rendiamo conto. Lasciamo la classifica nello schermo dietro e le prossime due... Come stai messo? Eccole qui. Giuliano con la classifica Vursa, gli scontri diretti. Se vinciamo lo scontro diretto, perché a Castelfrendano abbiamo pareggiato. Noi facciamo il tifo a Rapino sabato, tutti forza Rapino. Grande Rapino. Però è dura, se è una lotta a tre, senza una togliere la Casolana, per carità, io forse per me spero che si salvano tutte e tre, ci mancherebbe, però viene qui a Lanciano, poi più a favore perché vabbè, la testa in casa, Lanciano che ha vinto il campionato. E poi con la testa che sarà una dura lotta laggiù. Guarda, io non ce l'ho con nessuno, non conosco nessuno, ma io mi auguro che tanto mi becco pure qualche odio in più, che alla fine di tutto questo gioco retroceda il Lanciano 1920, perché hanno creato in questo campionato delle cose strane, ragazzi che dovevano venire con noi, che poi sono andati da loro perché hanno offerto delle cifre stratosferiche, hanno promesso, non abbiamo comunicazione, non l'abbiamo mai avuta, quindi non sappiamo, una società che non esiste. Io siccome ho fatto il presidente una situazione anomala nel calcio, tanti anni, sì. So cosa i documenti che ci vogliono per iscrivere una squadra, gli statuti, eccetera eccetera, e non capisco come facciano questi a iscriversi ogni anno, quindi mi viene anche da fare una frecciatina alla Lega, perché questi non hanno un conto corrente, cioè io so bene le situazioni come stanno, quindi io non riesco a capire come faccio, e mi auguro che finisca questa fantomima, perché ha rotto proprio, te lo dico proprio. Com'è. Mi spiace per i ragazzi più grandi. Sì, certo. Addirittura non hanno ricevuto molti, io qualcuno li conosco, non hanno ricevuto quello che gli è stato promesso. Ok, è potuto succedere anche in altre circostanze, non è giusto, non si fa. Magari uno l'anno prossimo non ci va più, ma la cosa ben più grave è che poi questi ragazzi non sono stati nemmeno svincolati a dicembre, ad alcuni sono dovuti andare a giocare addirittura a calcio a 5 per poter continuare un'attività agonistica, e parlo di giocatori come Conti, che penso che per questa categoria è un giocatore, se non dico più di un top. Detto, noi siamo, accettiamo tutti. Anche noi. Mi porto avanti. Anche noi. Allora, quindi, l'Altino, rimaniamo sulle giornate rimanenti. Andrete a Francavilla. Sì. E poi... In casa con il Castelfrentano. In casa con il Castelfrentano. Invece la Casolana... andrà a Lanciano sabato e poi ospiterà la Tessa. Questo per quanto riguarda invece il Lanciano 1920 andrà a Vasto, chissà cosa succederà in questa partita, e poi dov'è? E ospiterà il Francavilla. Francavilla, quindi comunque ha due partite difficili. Bagliolo per Francavilla, certo. Sì. Quindi Tiziano, che dici? Sì, effettivamente hai fatto un'analisi molto eloquente di come stanno le cose per le prossime due partite. Poi sì, effettivamente sono due scontri che vedo il Lanciano 1920 arduo nel modo più assoluto nel prendere punti. Poi tutto può succedere, insomma. Presidente, però... zona playoff, che squadre mette dentro? Andiamo sulla classifica. È una bella lotta lì. Il San Salvo, effettivamente, come diceva prima il direttore, è una squadra bella tosta. Francavilla, anche io poi la partita fatta con loro, ma insomma è stata una partita così tanto per...
e quindi non ho potuto soppesare tantissimo la squadra. Il rapino è pure bello, bello tosto. L'Ortona è in netta ripresa, quindi queste sono penso le squadre. Sia... Il Bacio Calupo, se il trend è quello che c'ha ultimamente, mi dispiace per loro, però insomma è vero che manca, ma alla fine penso... ci sono 6 punti, quindi si può arrivare benissimo in alto. Quello è, secondo me, proprio il... La griglia è quella. La griglia Grazie. È quella. Ma il Vasto penso che da domenica già puoi mettere le cose a posto, perché è in grado di reagire, è in grado di dimostrare L'Ortona assolutamente... L'Ortona poi giocherà contro certo. San Salvo. Esatto. Due diretti importanti per il San Salvo. Infatti. Ortona, San Salvo e successivamente San Salvo, Bacigalù. Penso che... Queste due partite siano due finali. Decideranno molto dei play-off. E quindi Francavilla e Rapino potrebbero approfittare. Potrebbero approfittare se facciamo il risultato come vogliamo, però arrivato a questo punto del campionato nessun risultato è più certo, perché comunque certo, tutti possono vincere con tutti, perché purtroppo, come diceva prima Cigliano, siamo diciamo all'epilogo, cioè siamo non diciamo questo siamo perché poi giustifichiamo esatto. Lauducci che sbaglia le schedine, ecco. Siccome io ci tengo a questa prossima schedina, allora io vado prima da loro e poi vengo da te, o il Vai. contrario? No, facciamo, no, fai così, il signore, vai, prossimo turno, girone C, Atessa Villa 2015. Mi dispiace per il presidente amico Silvio, è un 1, penso che sia abbastanza scontato. Siete d'accordo tutti sull'uno su questa? Ok, sì. Andiamo avanti. Bacigalupo Lanciano. Parto sempre da te. Guarda, noi abbiamo giocato 2 partite fa contro la Bacigalupo e ci ha messo veramente in difficoltà, ci ha fatto una grossa impressione in casa, anche se giocava a Mascherni, comunque un terreno analogo. Diciamo uno stadio più o meno analogo. No, ma la reazione ci sarà poi sicuramente. Poi si deve rifare dalla sì, però abbiamo giocato anche con il Lanciano e devo dire che il Lanciano 1920 è una squadra strana, vedi devo che dire succede. Che ha mantenuto qualcuno dell'inizio, quei 2-3 giocatori, poi quelli che ha messo dentro comunque sì, giovani, ma sono veramente dei giocatori validi, cioè noi ci ha messo in grossa difficoltà, abbiamo fatto un 0-0, ma è un pareggio che ci stava tutto. Quindi può succedere di tutto. Può succedere di tutto, perché anche il Lanciano comunque ha dimostrato che nelle ultime giornate ci può stare e ci vuole rimanere. Però Bacigalupo se perde sto treno. Secondo voi X? Ma guarda, no, ci vediamo. Sì. No, secondo me è un 1, perché se vuole avere un'ultima speranza. Finito. Sì. Ma guarda, io metto 1 perché Vasto Marina non può permettersi assolutamente, per quello che ha espresso, per la squadra che c'ha, per la qualità, per la società, permettersi il lusso di fare un altro scivolone sulla classica buccia di banana. Certo. E per Lanciano 1920 penso che sia un'operazione titanica per cercare di portare i punti a casa, quindi 1. Cerigliano, Castelfrentano, Rapino. È difficile, sicuramente anche queste due. Rapino affronterà un Castelfrentano con il coltello tra i denti, perché cercherà di fare l'ultima partita che giocano dentro casa, quindi ci tengono a finire bene la stagione. Non vorrei essere al posto del direttore domenica. Purtroppo sì. Però per voi va bene 2. Dovrebbe essere 2. Va bene il 2, sì. Tiziano? Ma per tutto il rispetto che ho sempre avuto per il Castelfrentano, che ha dimostrato sempre di saperci fare in mezzo al campo, ha espresso anche un gioco importante con l'era Pasquini e tutto quanto, gli faccio un grande in bocca al lupo, però vincerà il Rapino. 2. Francavilla Altino. Grazie. Anche questa è una partita un po' come la nostra, ma al contrario. Nel senso che il Francavilla gioca in casa, perché lo Sporting Altino ovviamente prima dello scontro diretto col Castelfrentano giocherà ovviamente non alla morte ma di più, perché è come se fosse una finale di andata prima di accedere ai play-out. E lo Sporting Altino ha questa caratteristica, che è una squadra che subisce poco e metterà sicuramente a dura prova le bocche di fuoco del Francavilla. Io per motivi di classifica, per non scontentare nessuno, spero in un pareggio.
Tiziano. Sì, sì, ci può scappare il pareggio, perché no? Sì. Presidente, che partita sarà Lanciano Casolana? Una partita come tutte le altre, quindi non faremo sconti a nessuno, cioè, nel senso calcistico, quindi noi ce la giocheremo, anche se il campionato è già vinto, però insomma è una questione anche di rispetto e di prestigio, certo. Rispetto delle altre squadre e di prestigio per noi. Tiziano, dammi direttamente perché siamo in chiusura. Qua mi gioco la doppia, me ne dai uno perché il Miglianico Lanciano ha vinto il campionato, quindi ci potrebbe essere uno anche un calo mentale, la squadra che si è seduta un po', ma è anche normale e ci può scappare. Voglio dire uno X, dai, mi dai la doppia. Ok, sì. E Ortona San Salvo, Cerigliano? Aia. Guarda, io penso che vinca l'Ortona. Uno. Sì. Do fiducia all'Ortona perché la squadra attualmente penso che sia la più in forma, senza nulla togliere alle altre. Lo vedo bella tonica, il pubblico, società coesa, mi sta piacendo il momento dell'Ortona, sì. Quindi... Recupera Ruiz. Benché complimenti anche a San Salvo, per l'amor di Dio, però penso che sia uno, sì. Presidente, San Vito San Giovanni. X. Tiziano, sei d'accordo? Sì, anche X. Sì. Ok, io vi faccio l'in bocca al lupo per queste due giornate rimanenti, sicuramente ci rivedremo in questo studio. Vorrei andare un attimo nei quattro raggruppamenti di prima categoria, perché andiamo a vedere un attimo è cosa sta succedendo, anche se siamo anche gli in chiusura, abbiamo sforato un po' il tempo. Questo è il girone A, complimenti al Torni in Parte, che ha vinto il campionato, che è in promozione, infatti sono andata sul profilo Facebook del Torni in Parte, ho preso così una foto che mi piaceva di una maglietta che hanno fatto per questa vittoria del campionato promozione Ops, siamo tornati. Bella, bellissimo. Solo sono tornato. Sì. Complimenti. Sono processi dello scorso anno. Nel girone B invece andiamo a vedere cosa sta succedendo, c'è il Real Casale a più 4 dal Bucchianico. Qua il Real Casale c'è l'amico D'Orazio, grande esperto e grande mister di prima categoria, lui è uno specialista delle prime categorie, senza nulla togliere, anche in promozione, se ben ricordo, in qualche situazione lui è arrivato dopo, non da inizio l'anno scorso, dopo. Ah, l'anno scorso, ha fatto anche bene in promozione, però la prima categoria è il suo habitat naturale e si sta dimostrando tale, gli faccio i complimenti per questa eventuale vincita del campionato. Poi anche se il Bucchianico è anche una squadra importante, il Bucchianico, con giocatori di categoria superiore, 51 punti, quindi è tutto da vedere ancora. Andiamo nel girone C, vediamo un po'. Allora, qui c'è Levicese, 54 punti, Virtus Pescara 53. Qua l'impresa titanica sotto tutti i punti di vista lo ha fatto Levicese, che stava veramente un mese fa sotto di molto anche rispetto a quello che erano i punti conquistati sia da Rosciano che dalla Virtus Pescara. Adesso si trova, ha fatto questo exploit, questa rimonta, vincendo domenica per 1-0 questo scontro diretto anche meritatamente, e Levicese per me la prima candidata, anche se mancano due partite, la prima candidata per vincere il campionato. Zero sconfitte, Tiziano. Cosa? Zero sconfitte. Eh sì. Ma tu e Stefano praticamente passate H24 a vedere prima categoria, 4 giorni, promozione, 3 giorni, eccellente, Serie D anche? Quindi insomma, Le Licese fino all'anno come fate? Sapete sempre fino tutto. All'anno scorso è stato andiamo nell'ultimo raggruppamento. Tutti i ragazzi sono stati conosciuti. Qua c'è il Roseto, è il caso del 1966 a quota 58 punti. Caso di retrocesso l'anno scorso. Retrocesso l'anno scorso, sì, ricordo. Guarda, non ho info sull'Universal Roseto, sinceramente. Vabbè, poi ne parliamo la settimana prossima. No, ma ti dico, prossima, velocissimamente, il caso che lo conosco è una squadra formata da giocatori importanti, idem anche il Castrum 2010, conosco abbastanza bene. Marzio, il caso, il mago di Marzio. Caso del 1966, c'è D'Orazio, uno degli allenatori più vincenti della prima categoria, insomma, ha vinto tanti campionati di prima categoria. Sì, ma ci sono allenatori. Sono nominato il mago. Allenatori. Ma guarda, se non fosse così, Stefano. Fantastico. Gli allenatori si starebbero
o fa la terza categoria o fa la Serie A. Evidentemente ci sono allenatori bravi per le prime categorie, per la, e appassionati di quella categoria. Così. No, adatti, magari più alzando un po' l'asticella, lo step, poi non sono più capaci. Quindi allenatori. Allora, Tiziano, noi dobbiamo assolutamente chiudere. Salutiamo Stefano Dorazzo, lo ringraziamo per essere stato con noi. In bocca al lupo per sabato. Ancora complimenti al presidente Ercole Pompa. Grazie a Davide Cerigliano di essere stato con noi. In bocca al lupo per sabato. Noi dove andremo sabato? Vedremo. Aspettateci su qualche campo. Adesso vediamo dove andare. Come no? Va bene. Allora, io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento domenica con Abruzzo Gol dalle 20 con Tiziano Coccia, e poi martedì prossimo promozione Abruzzo insieme a Tiziano Lauducci e a me. Buonasera. Grazie agli ospiti e a tutti voi che ci seguite immancabilmente ogni martedì. Baci.